e benvenuti al quinto incontro bussola della Fondazione Gorieri, questa sera dedicato alla democrazia nel XXI secolo, domande sulla crisi della politica. Questo incontro si pone un po' a chiusura di una prima serie di eventi organizzati dalla Fondazione Gorieri su tematiche ritenute di particolare attualità in questo periodo. Negli ultimi mesi abbiamo parlato del capitale nel XXI secolo sulla scia dell'edizione italiana, della pubblicazione in Italia dell'opera di Piketty, poi delle mutazioni del lavoro nel XXI secolo, della pace, quindi della convivenza tra popoli e culture differenti in uno scenario geopolitico radicalmente cambiato rispetto a quella che era la situazione di due o tre decenni or sono, poi ancora della sfida del pluralismo religioso e culturale all'interno degli stati, quindi la convivenza degli individui all'interno dei territori statali. Stasera invece parliamo appunto della democrazia nel XXI secolo e abbiamo messo questo incontro appunto alla fine di questa serie perché riteniamo che questa tematica della democrazia e della politica che rimaneva un po' sullo sfondo dei singoli incontri che abbiamo organizzato fino adesso riesca in qualche modo a riassumere comunque il senso di quello che si è detto finora. A supportarci in questa riflessione abbiamo con noi stasera il professor Carlo Galli, deputato per il Partito Democratico e appunto docente ordinario di storia delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell'Università di Bologna e autore di numerosi saggi sulle tematiche che affronteremo stasera, tra cui ricordo appunto Il disagio della democrazia, edito da Einaudi. La struttura dell'incontro di stasera, come peraltro è ricordato negli inviti, prevede che dopo un paio di nostre domande di apertura che rivolgeremo al professore, a cui risposta occuperà circa i primi 40 minuti di questo incontro, dopo lasceremo spazio per richieste e approfondimenti da parte del pubblico. Quindi partiamo con la prima domanda. Ora, diciamo spesso che in Italia stiamo vivendo un momento di crisi della politica. Ora, in realtà forse è più che un momento, dovremmo dire ormai un'epoca, visto che è parecchio tempo che se ne parla, ma in realtà se dal punto di vista storico e politologico è corretto parlare di un caso italiano, di una crisi della politica italiana, è vero che questa crisi che ha nasce da circostanze storiche precise e caratterizzanti del nostro paese, si colloca nell'ambito di una più generale crisi delle istituzioni rappresentative, dello stesso concetto in qualche modo di rappresentanza politica e democratica, che a sua volta possiamo collocare in quello che il professor Galli chiama nel suo saggio il disagio della democrazia, una situazione propria, seppur in termini differenti, un po' di tutti quei paesi che si solevano chiamare democrazie mature o che qualche anno fa si definivano esportatori di democrazia. Si tratta di un disagio che investe sia la democrazia formale, in qualche modo, quindi l'apparato dello Stato democratico, il ruolo e la posizione del cittadino in questo apparato, ma anche la posizione dell'individuo all'interno della società, la sua capacità di realizzarsi all'interno di queste società e quindi in qualche modo la democrazia sostanziale. Questo disagio è probabilmente da ricondursi al fatto che stiamo vivendo in un momento di cesura in cui si stanno ridefinendo tutti i fattori, i concetti che contribuiscono a plasmare nel tempo il concetto di democrazia. Stiamo assistendo a una ridefinizione del capitalismo, delle sue, come abbiamo visto in parte anche nell'incontro sul volume di Piketty, perché abbiamo davanti un capitalismo al di là della finanziarizzazione che ci richiede
di avere consumatori felici, fiduciosi, disposti a indebitarsi, ma che devono essere al contempo lavoratori flessibili. Ci devono essere più consumatori felici che lavoratori, visto che poi la domanda di manodopera per via delle nuove tecnologie è sempre in calo. Stiamo ridefinendo lo stesso concetto di uomo e di cittadino democratico. Stiamo ridefinendo, come dicevamo, la politica, la partecipazione politica, il concetto di leadership e quindi anche gli ideali e le ideologie che la innervano. A questo punto io chiederei al professore di darci una sua panoramica della situazione e gli chiedo se la storia della democrazia, come l'abbiamo conosciuta finora, può insegnarci qualcosa. Grazie. Il meglio. Ecco, forse andiamo meglio. Buonasera a tutti. Allora, più che crisi della politica, che non può esistere una crisi della politica, come non esiste una crisi della legge di gravità. La politica fa parte, cioè è il fatto che gli esseri umani vivono insieme, per cui perché ci sia crisi della politica bisogna che emigriamo tutti su altri pianeti, uno per pianeta, allora non c'è, ciascuno da solo su un pianeta non fa più politica. Se siamo già in due la facciamo, in tre figuriamoci, facciamo tre partiti. Crisi delle istituzioni politiche, che erano istituzioni politiche democratiche, sulla base di una certa accezione di democrazia, che era l'accezione costituzionale, quella che sta in Costituzione, che sta nei principi fondamentali, cioè una democrazia a forte orientamento sociale in senso egualitario, la Repubblica rimuove gli ostacoli, cioè una democrazia fondata non sui diritti umani, non sui diritti civili, non sui diritti politici, ma sui diritti sociali e su una strumentazione che è il sistema rappresentativo, su una modalità specifica di forma di governo, cioè la Repubblica parlamentare, e sulla esclusione di un nemico originario, il fascismo, e sopra la capacità politica di attori che vengono nominati una volta soltanto in Costituzione, ma che sono l'essenza dell'energia politica della Costituzione italiana, cioè i partiti. Partiti pluralisti, una pluralità di partiti e sul sistema proporzionale, che non è costituzionalizzato esplicitamente, ma che è ovviamente è ricavabile da una serie di indizi, fra cui ad esempio l'indicazione di certe maggioranze qualificate per certe elezioni di certe istituzioni di garanzia, che fa pensare che la composizione del corpo elettorale, cioè del Parlamento che elegge quelle istituzioni di garanzia, quelle figure di garanzia, sia una composizione all'ingrosso proporzionale. Ecco. L'obiettivo di una democrazia moderna neocostituzionalista come la nostra, a forte impianto personalistico ed egualitario, l'obiettivo all'ingrosso è quello, diciamo così, costruire la casa dell'uomo, che tradotto vuol dire che l'obiettivo di fondo della politica è di far sì che i cittadini vivano politicamente in un contesto di cui sono consapevoli e protagonisti. Consapevoli e protagonisti, cioè che non vivono in un mondo che casca loro addosso come se fosse un fenomeno naturale,
a un mondo in cui non c'è nulla che si possa fare perché è fatto così, le cose vanno così e non c'è niente da fare. E protagonisti perché, data la plasmabilità del mondo, chi lo plasma? I cittadini tutti e non solo le oligarchie. Oh. Il tutto all'interno di una consapevolezza che questa città dell'uomo è una città intrinsecamente conflittuale, perché una società che non conosca dislivelli di potere è impossibile. I dislivelli di potere e di ricchezza possono essere ridotti, possono essere soprattutto reversibili, cioè chi oggi è in alto può andare in basso e viceversa. Ma l'idea che la società sia un tutto unico, organico, compatto, non è una idea democratica. L'idea democratica è l'idea di società aperta, includente e differenziata. Differenziata non soltanto in orizzontale, cioè ciascuno ha le proprie peculiarità, ma differenziata in verticale. Ci sono differenti posizioni di potere che derivano dalla nascita, nel caso peggiore, che derivano dal merito in altre circostanze, che derivano dalla funzione, semplicemente, la funzione di comando a cui si è chiamati per elezione e che poi si abbandona. Una società, dunque, una democrazia moderna implica una società complessa, non una società agropastorale dove sono tutti uguali. Una società complessa che non teme la complessità, non teme le contraddizioni, lavora per ridurle, per non renderle esplosive o antiumane, lavora per ridurle, ma le riconosce e dà ad esse, alle contraddizioni, dà nome e voce politica. Oh. Nome e voce politica delle contraddizioni sono i partiti. Ecco. Che non sono dei club di signori che hanno opinioni comuni, come diceva il buon Benedetto Croce, che essendo liberale, così gli veniva da dire. Sono associazioni permanenti di persone che riconoscono di avere opinioni comuni perché hanno interessi comuni, anche se all'ingrosso, e questi interessi nascono di solito dalla loro posizione economica, dal posto che occupano all'interno dei rapporti di produzione, all'ingrosso. Poi ci possono essere partiti interclassisti, partiti pigliatutto, però nella nostra Costituzione c'è un'indicazione precisa del fatto che si dà per assodata la interna conflittualità. Cioè, l'idea di uguaglianza non è un'idea di staticità. Ad esempio, il riconoscimento del diritto di sciopero in Costituzione è il riconoscimento della strutturale e non patologica conflittualità della società, non patologica. No. Allora, inclusione certamente e al tempo stesso riconoscimento di differenze tanto profonde che generano che possono essere, ecco, differenze tanto profonde da potersi coagulare in forme politiche organizzate i partiti. Allora, detto questo, io penso che praticamente nessuna degli assunti che vi ho appena indicato sopravviva ai giorni nostri. O se sopravvivono, sopravvivono in forma parecchio attenuata. Abbiamo non la crisi, ma la impotenza dei partiti.
abbiamo l'idea di fondo della rivoluzione neoliberista, quella dentro la quale noi viviamo, la rivoluzione che dalla metà degli anni 70 a livello teorico e poi dall'inizio degli anni 80 a livello pratico governa il mondo, l'idea di fondo è: non c'è alternativa. Cioè gli esseri umani vivono e sono costretti, condannati o sono felicemente o infelicemente reclusi all'interno di un universo immutabile, le cui leggi di fondo sono note, come le leggi della fisica, e tuttavia come le leggi della fisica sono non modificabili dall'uomo. Naturalmente non è vero, ma questo è il pensiero unico che si è imposto con brutale violenza e che oggi, nonostante sia sconfessato dai fatti in vari modi e in vari luoghi, stenta a trovare concorrenti altrettanto organici, altrettanto forti. Certo, il libro di Piketty potrebbe essere come le mie prigioni rispetto al risorgimento italiano. Non, le mie prigioni sono del 1820, no, lui è andato in galera per i fatti del 20, sarà un libro della metà, della fine degli anni 30, il risorgimento parte un po' dopo. Ecco. Bisogna scrivere i libri, senza non si fa niente, anche la rivoluzione neoconservatrice, neoliberista nasce da libri. Ecco. Poi dopo aver scritto i libri bisogna anche fare qualcosa d'altro. Nessuno di quei presupposti vale, non vale ad esempio l'idea che la società sia in modo significativo una società differenziata. Mi spiego. Che la società sia differenziata lo sanno tutti, che gli anni del neoliberismo siano stati gli anni in cui le differenze sociali sono diventate le più dure e pesanti, probabilmente facendo retrocedere il tasso di uguaglianza a livelli di prima della prima guerra mondiale, lo sanno tutti, ma il punto su cui c'è il veto, il tabù assoluto, è che la disuguaglianza debba o possa avere una lettura politica. La disuguaglianza c'è, però o è colpa tua, che sei disuguale, o è colpa del destino, o è colpa del ciclo economico, o è colpa di qualunque cosa che non merita un investimento politico, non merita una lettura politica, non merita un investimento politico. La politica serve per decidere su altre cose, sui sentimenti e sulle passioni, ma non per mettere in discussione l'assetto della società, l'assetto profondo, l'assetto strutturale economico della società. Questo è ciò che è scomparso. È scomparso l'idea che la politica sia dunque la, non soltanto l'insieme dei rapporti di potere, questo come vi dicevo sempre è stato e sempre sarà, ma che quell'insieme dei rapporti di potere sia qualcosa di diverso da un insieme naturale, cioè sia un insieme che è stato prodotto storicamente da uomini e sia storicamente mutevole, trasformabile ad opera di soggetti politici, consapevoli di sé. Questi soggetti non ci devono essere, non ci sono, contro di essi è stata scatenata una guerra devastante contro i partiti e in generale, oltre che contro l'idea che la politica possa o debba avere la forza di cambiare la società, è stata scatenata una guerra contro i soggetti della politica, i partiti. Ora,
A questo punto di solito il pubblico insorge dicendo è una guerra giusta, i partiti vanno sterminati perché sono ladri, ipocriti e corrotti e vanno tutti uccisi. Bene. A questo punto io di solito replico dicendo ogni frase di questo tipo è la gioia di qualche banchiere. Di solito, cioè noi non siamo costretti a scegliere fra tenerci dei partiti corrotti o fare a meno. Esiste anche una terza linea, che è quella di tenerci dei partiti fortissimi, fortissimi e non corrotti. Partiti che sono, insieme alle istituzioni democratiche, l'unica difesa, l'unico tentativo, l'unica via attraverso la quale si può tentare di non ribaltare, per carità, ma di controbilanciare entro certi limiti il dilagare dei poteri forti che hanno fatto delle nostre società delle giungle, cioè dei luoghi in cui tutti sanno da sempre che vige solo, non anche, ma solo la legge del più forte. Se questo va bene, cioè se qualcuno ha la fortuna di essere uno dei più forti, o se ha buone speranze di essere cooptato dai più forti, o se è detentore di saperi che sono graditi ai più forti, ad esempio sei una brava soubrette, entri nel mondo dell'entertainment, allora per carità va benissimo, ma siccome tutto ciò è largamente minoritario, ecco, e gli altri, diciamo che c'è l'1% che detiene metà del reddito del paese, no? Quell'1% si può pagare i favori del 10%, ecco, ne resta fuori l'89%. Ecco, quell'89% può essere, a quell'89% si può dire non c'è niente di peggio dei partiti, del Parlamento, delle istituzioni democratiche, fanno tutti schifo, sono tutti dei delinquenti, il tuo compito fondamentale è odiarli. Lui è stato fatto questo. Secondo me c'era un minimo di interesse di parte, diciamo così, in questo tipo di campagna che viene chiamata antipolitica, che naturalmente non è per nulla antipolitica, ma è ovviamente politica, politicissima, è semplicemente politica al servizio dei poteri forti, non c'è alcun problema. Quello che è successo nel 2013, nel febbraio 2013, è stato precisamente questo, che davanti alla sventurata ipotesi che le elezioni potessero essere vinte da un pericoloso socialdemocratico moderato come Bersani, che proprio è comunque stata la punta più di sinistra della vicenda del PD, diciamo che tutte le sere i telegiornali si aprivano su Grillo. Sarà. Tutte le sere che il signore mandava in terra, e così Grillo ha tagliato le gambe a Bersani. La colpa di Bersani certamente, ma come no, certamente. Però io so che quando si vuole oscurare qualcuno non lo si mette tutte le sere in prima apertura del telegiornale. Diciamo che molti ci hanno marciato. L'antipolitica è strutturalmente incapace di governare e quindi consente ai poteri forti di scegliersi sia il governo sia l'opposizione, che è esattamente quello che questi vogliono. Poi, che cosa è venuto meno ancora? È venuto meno l'idea che la politica sia un atto continuativo, cioè un modo d'essere della società, non un modo esclusivo, perché sennò vuol dire che sei malato di politica, ma un modo d'essere continuativo, permanente, sia perché i partiti sono permanenti, sia perché i cittadini ci pensano sempre alla politica, non solo alla politica, ma sempre alla politica. L'idea oggi è che la politica deve essere uno spot. Cioè qualche cosa che deve essere un evento e uno spot.
e la legge elettorale che andiamo a preparare è precisamente fatta così, cioè è una drammatizzazione, una spettacolarizzazione del conflitto che sarà giocato tutto in televisione, tutto, con un climax ascendente fino a due giorni prima delle elezioni. Poi l'ultimo giorno si tace, poi si va a votare e la sera del giorno delle elezioni gli italiani avranno la soddisfazione di sapere chi ha vinto e poi basta. Chi ha vinto l'ha lasciato governare per 5 anni, gli italiani faranno bene a occuparsi di qualche cosa d'altro. Questo è, se vogliamo dirla con un concetto di tecnico della storia del pensiero politico, noi stiamo lasciando una democrazia parlamentare per una democrazia plebiscitaria o per una democrazia di investitura, se non vogliamo adoperare la parola plebiscitaria, se la riteniamo offensiva, o per una democrazia schumpeteriana. La tesi di fondo di questo elitista in ritardo, che era Schumpeter, è: c'è democrazia quando c'è competizione libera fra elite che vogliono governare. Questa è l'essenza della democrazia, non è il continuo coinvolgimento dei cittadini nella politica, non è lo stimolare nei cittadini l'interesse alla politica, non è una politica che abbia finalità intrinsecamente democratiche, cioè inclusive, no. La democrazia sono blocchi di elite in conflitto fra di loro che si giocano la partita andando a chiedere voti al popolo. Chi vince vince, chi perde si arrangia, il popolo ha deciso e non c'è altro ruolo del popolo se non questo. Allora, alcuni politologi e alcuni filosofi politici, che ripeto sono pigri, dicono che questo è autoritarismo. Non è autoritarismo, è una democrazia diversa. Profondamente diversa da quella che è iscritta in Costituzione. Allora, nessuno ci obbliga a essere fedeli per sempre a quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione è nata in un determinato contesto politico, sostanzialmente l'ha fatta il CLN, ha svolto il suo compito, che era quello di includere anche conflittualmente, ma di includere, c'è chi può legittimamente sostenere che in un contesto storico, sociale, economico e politico completamente diverso va rifatta da cima a fondo con criteri diversi, poiché oggi abbiamo da risolvere problemi diversi. Messa così, ne parlerei, ma non è per nulla messa così. L'idea è: stiamo facendo dei ritoccucci marginali, togliamo il Senato così risparmiamo 4 soldi e cose del genere. Mentre invece mettere insieme la Costituzione riformata e la legge elettorale nuova che arriva produce un cambio del sistema democratico, ripeto, non produce una dittatura, produce un modo molto diverso di pensare alla democrazia. Detto ancora in un altro modo, la politicizzazione della democrazia italiana era verso l'esterno, cioè il nemico era all'esterno, era il fascismo. Ce l'avevi alle spalle. La Costituzione è tutta orientata in senso antifascista e subordinatamente in senso antimonarchico. Adesso invece noi al di là di questa politicizzazione originaria, il sistema istituzionale si comportava in modo neutro rispetto ai partiti dell'arco costituzionale, che erano, come dire, liberi di competere.
c'era una convenzione d'excludendum nei confronti del PC che non faceva parte dell'asse costituzionale, è intervenuta, diciamo così, dopo, per motivi importanti, ma non inerenti l'elemento originario della Costituzione. L'elemento originario della Costituzione è fatto come vi ho detto. Quello che andremo a vivere invece sarà un contesto in cui abbiamo politicizzato il sistema costituzionale, cioè il sistema contiene un poderoso conflitto, anzi sostanzialmente si inventa un poderoso conflitto per poterselo rappresentare in TV, e il sistema viene consegnato senza contrappesi al vincitore. Non resiste e non preesiste al vincitore, è un sistema fatto per essere occupato pro tempore da qualcuno o da qualcun altro. Allo stesso titolo, il partito non è una struttura permanente che organizza interessi sociali definiti, o che a partire da interessi sociali definiti esplica un'azione più vastamente egemonica, cioè può essere anche un partito tendenzialmente pigliatutto che però ha un nucleo, offre a tutti una determinata chiave di lettura della società e dei suoi problemi. No, il partito è una macchina elettorale e una macchina di governo, esiste per organizzare i diversi livelli di governo nei territori e a livello nazionale. Sostanzialmente non sa che cosa fare se non è al governo. Ecco, letteralmente non sa che cosa fare. Del resto lo vedete, adesso è toccato a quelli della destra. Se non sono al governo non sanno che cosa fare. I miei amici del Partito Democratico pensano che non toccherà mai al Partito Democratico essere all'opposizione. Bene, però la previsione che un partito sia qualche cosa di diverso da una macchina elettorale o da una macchina di governo non c'è. Infine, il cambio di fondo, perché di fondo è questo, che se oggi noi dovessimo dire come si articola il potere, noi non potremmo più rispondere col buon vecchio concetto di Montesquieu, cioè il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, perché è sbagliato, è largamente insensato. Noi dovremmo dire: esiste un continuum, il potere è uno solo, all'interno del quale si possono individuare, ma che trapassano l'uno nell'altro senza cesura, un potere economico al proprio interno differenziato sotto il profilo geografico e differenziato fra l'economia reale che produce l'economia finanziaria, insomma un potere economico, un potere politico in senso stretto, e nel potere politico in senso stretto il legislativo e l'esecutivo sono la stessa cosa, già oggi e molto più domani, quando il partito avrà soltanto il compito di supportare il governo, come già ha oggi peraltro, e paurosamente potente il potere mediatico, cioè il potere formativo / informativo / potere divertente, nel senso che opera delle diversioni. Ecco, di solito quest'ultimo nelle mani del primo, almeno in Italia è così. Questo è il potere oggi. E contro questa organizzazione del potere, l'unica cosa che viene da dire, se non vuoi essere un
di un urlatore subalterno, è di tentare di porre in evidenza delle segmentazioni, delle contraddizioni, delle differenziazioni, cioè tornare a far agire, se ciò è ancora possibile, delle parti, perché non è vero che poi è tutto uguale, questa è la narrazione, è tutto uguale, siete tutti interni allo stesso grande flusso di potere, sì, però ci sono delle belle differenze, ecco. Il pensiero della differenza, ma non nel senso femminista, il pensiero della differenza, cioè il pensiero dell'articolazione e della contraddizione, è quello che, e dunque anche della conflittualità, è quello che può mettere una zeppa in questo, che altrimenti, come vedete, ci consegna un mondo che è un mondo democratico, perché non c'è la polizia politica che ti viene a prendere alle 3 di notte a casa, ecco, perché a votare ti ci mandano, ecco, e tu davvero forse puoi scegliere fra 2, 3, 4 proposte molto simili fra loro, ma insomma 2, 3, 4 proposte, 2, 3, 4 blocchi di elite. Non è questo il punto è che questa è una democrazia diversa, fatta deliberatamente molto diversa, per tempi indubbiamente diversi. Grazie, allora molto rapidamente chiedo al professore se all'interno di questo nuovo sistema di potere, diciamo così, e davanti a questa preponderanza dell'elemento economico nel funzionamento delle istituzioni, ha ancora senso, dato anche il riferimento che faceva alla necessità comunque di ritrovare delle parti, ha ancora senso parlare di destra e di sinistra, stante anche il fatto che ci sono alcune forze politiche, soprattutto quelle di nuova Costituzione, che rifiutano di essere incasellate in questo tipo, no, in questo schematismo, e quali possono essere i valori sulla base dei quali costruire o ricostruire la differenza tra gli schieramenti. Se ad esempio possa essere ancora utile in questo senso la categoria dell'eguaglianza, secondo il ragionamento che aveva fatto Bobbio una ventina di anni fa, ma che proprio in sede della riedizione del saggio Destra e Sinistra di Bobbio è stato in qualche modo superato anche da un commento di Renzi, proprio a margine della nuova edizione, che parla più che altro di una reimpostazione in termini temporali, più che spaziali, destra e sinistra, parla di innovatori conservatori e dice, e si chiede se la distinzione tra uguali e disuguali sia ancora adeguata a contenere la magmaticità della società contemporanea con la sua complessità. Ecco. Io ho un collega, un vecchio compagno, vecchio si fa per dire, roccioso, un uomo d'esperienza, che ha vissuto anche lavorando, non solo facendo il professore, che al mondo ha una madre, dunque lui ha più di 70 anni, la madre ne ha 90. 92, una cosa così, e dice che quando gli telefona la madre gli chiede: che cosa hai fatto oggi per i poveri? Ecco, che è una domanda finto ingenua, dopodiché ci vai poi tu a spiegare alla mamma che cosa hai fatto, cioè, ho tolto l'articolo 18. Perché ai poveri viene più comodo poter essere licenziati, perché così riparte l'economia e loro sono meno poveri. Questo visto da destra, visto da sinistra, gli dici: oggi non ce l'ho fatta. No. Destra e sinistra, se c'è qualcosa che fa arrabbiare ad operare a destra e a sinistra e rifiutare la coppia vecchio-nuovo,
una coppia vecchio nuovo è una coppia avanguardista per definizione, no? Ciò che è nuovo è meglio di ciò che è vecchio, ciò che è giovane è meglio di ciò che è invecchiato, l'avvenire è meglio del passato. Tutto ciò è, l'abbiamo già sperimentato, tra l'altro, l'abbiamo inventato e sperimentato. Con questo non voglio dire che chi ragiona così sia inesorabilmente futurista, avanguardista, diciannovista e fascista, assolutamente no. Voglio dire che il tasso di indeterminatezza del rapporto vecchio-nuovo non consente un giudizio politico, semplicemente. Non consente un giudizio. Un giudizio politico deve partire dall'analisi di una società, cioè una certa politica va valutata in relazione a quelli che tu credi siano i problemi della società, le contraddizioni della società, gli squilibri, non ciò che è vecchio, ciò che è nuovo. Destra e sinistra nel caso specifico, quella rilettura di Bobbio è un atto di egemonia. Io tra l'altro non sono d'accordo con Bobbio sulla definizione di destra e sinistra sull'asse uguaglianza-disuguaglianza, e infatti ho scritto un libro proprio per dimostrare che è un elemento parziale quello. E Bobbio, naturalmente, ciascuno è figlio del suo tempo, Bobbio è figlio del suo. Bobbio, quando pensava alla destra, pensava al fascismo, cioè pensava alla gerarchia. E pensava sbagliato, perché il fascismo non era di destra, non era neanche di sinistra, era un'altra roba. E pensava al nazismo, cioè all'idea che ci fossero delle differenze naturali tra gli esseri umani, che li mettevano in scala gerarchica e quelli più in basso li mettevano nei lager. Noi, se vogliamo fare un discorso un po' più generale, dobbiamo uscire dall'idea dell'uguaglianza, anche perché l'idea dell'uguaglianza è così poco significativa che la può prendere in mano anche uno di destra, come vi spiegherò subito. Io ho proposto che la differenza tra destra e sinistra la si capisca guardando la struttura di fondo della politica moderna, che è una struttura instabile, mentre, dico instabile sotto il profilo intellettuale, Dante non poteva ragionare in termini di destra e sinistra, perché per lui il mondo era un mondo ordinato dalla ragione umana e in ultimissima istanza da Dio. E il conflitto, che naturalmente ben conosceva, era un conflitto determinato dai visti degli uomini. Per cui c'era sempre, o avevano torto tutti perché erano tutti malvagi, perché poi alla fine per Dante va a finire così, ma insomma in linea teorica è come il concetto di guerra giusta, cioè uno che ha ragionato ha torto. Ecco. In età moderna ciò non è più possibile, non è più sostenibile, tutto il pensiero politico moderno si fonda sulla insostenibilità di questa posizione, cioè sul fatto, detto in un altro modo, sul fatto che la politica è uno spazio aperto dove può capitare di tutto e tu non sai con precisione che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, te lo devi dire da solo. E allora tu hai un'idea originaria che è la politica è fondata sul disordine, che è vero, i pensatori moderni lo chiamano stato di natura, che è esattamente ciò da cui si deve uscire perché è invivibile. La destra, nelle sue moltissime figure storiche, è sempre caratterizzata dall'idea del primato del disordine, del primato del disordine. O il disordine è visto come un nemico mortale incombente, sempre all'opera, sempre al lavoro, che tu devi sconfiggere ripetutamente
questi sono i controrivoluzionari cattolici, che li trovi lì, che esordiscono dicendo all'inizio c'è l'ordine, no, anzi, all'inizio c'è il demonio, e la nostra vita è una lotta continua contro le molte, le infinite forme del male. Certo, sarebbe meglio che non ci fosse, ma c'è, siamo schiacciati da questo. Oppure tu hai l'idea che il disordine è un'ottima cosa, di liberare, di lasciar faire. Concorrenza, è bellissimo che ci sia disordine. L'ordine è una cosa che non è economica, si vive meglio, si guadagna meglio col disordine. Oppure hai le posizioni proprio nichiliste, nicciane, da Nietzsche in poi, per cui il disordine è bello, non solo è utile, non solo è profittevole, ma è proprio bello. E ciò che vale deve essere distrutto, per cui il valore non è un valore, deve essere trasvalutato. L'elemento centrale è la distruzione, la distruzione. Quando voi sentite l'elogio della società fluida, voi state sentendo un brano del discorso della destra moderna. Prima c'è il movimento e tutto è subordinato al movimento. Guai a chi osa fermare il movimento. Il movimento uguale mercato. Lo scambio. Quando incontri questo, inchinati, perché è il tuo destino, perché è il bene. La sinistra, poveretta, si fa per dire poveretta, ha, al contrario, naturalmente ha la percezione che il mondo è disordinato, no? L'uomo nasce libero e ovunque in catena, dunque c'è un'ingiustizia originaria, c'è un disordine originario, c'è non qualche cosa, ma molto, moltissimo che non va. Certo. E dunque la sinistra è attiva in senso disordinante, sovversiva, certo. Ma ha un'idea di fondo, che sia possibile una società ordinata, a partire dall'umanesimo moderno. Semplicemente questo. Che non ama il disordine, lo constata, lo combatte, ma non si prefigura la politica come il trionfo del disordine. Si prefigura la politica come la costruzione di un mondo ordinato intorno a valori umanistici. Voi direte, vabbè, però è roba vecchia, non siamo più a questi livelli. E invece sì. E invece sì. Quando voi sentite una frase del tipo «Io sono per l'uguaglianza», ma per l'uguaglianza delle condizioni di partenza, dopo c'è il merito, voi credete di sentire un discorso socialdemocratico. Invece no, voi state sentendo un discorso di destra. Qual è l'elemento implicito? Guardate che poi quando io dico di destra non sto dicendo nazifascista è degno di essere combattuto come un nemico, sto solo chiamando le cose col loro nome, può essere benissimo una destra democratica. Qual è l'implicito di quel discorso lì? Qual è? Che la società, la vita, la società è gara, competizione, corsa. Ecco. Quello è un discorso borghese, l'aveva detto Marx, anzi l'aveva detto, la critica al programma di Gotha. Quando è un discorso sembra ovvio, dice ciascuno secondo i suoi meriti, ciascuno secondo i suoi meriti è un discorso borghese, corri, vediamo chi arriva prima. Allora, la flessibilità e la flex security sono questa cosa qui. Sono questa cosa, perché sono l'idea
che il lavoro non è una struttura permanente della società, dunque non ha il valore politico che la Costituzione peraltro gli assegna. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Sono la flessibilità e la flexicurity sono l'idea che il lavoro è un fatto privato tuo e tu te la vedi in questo mondo, così come questo mondo è fatto, e io politica qui non c'entro. Se il tuo datore di lavoro prospera, bene, se le cose gli vanno male e ti licenzia, ha ragione lui, comanda lui, perché il cuore, il nucleo della società è questo meraviglioso movimento che si chiama mercato. Poi, una volta che sei caduto fuori, il disordine ti ha vinto, io Stato, se ho i soldi, ti prendo, ti formo, ti riformo e ti ridò un posto, ti aiuto a trovare un posto, in modo tale che io tutelo non il tuo posto di lavoro, ma tutelo te come persona. Prima correvi nella fabbrica A, domani, una volta espulso, correrai nella fabbrica B. Non sei contento? Allora, certamente rispetto a fare lo schiavo in una fabbrica vietnamita, certamente è un'ottima cosa. Non è la nostra democrazia. La nostra democrazia è fondata sul lavoro, vuol dire che il lavoro ha valore politico, non è un valore individuale. Ecco, vuol dire che ti fermi tu. Capitalista, portatore del movimento, ha il tuo luogo legittimo nella società, ma non sei in grado di determinare le sorti degli altri esseri umani. Cosa che del resto a uno della mia età è anche ovvio, cioè tutta la Prima Repubblica, e particolarmente la parte centrale della Prima Repubblica, funzionava su quest'idea, che non esiste al mondo che i capitalisti, i padroni, possano fare quello che vogliono. Faranno quello che uscirà dalla risultante, dalla diagonale fra i due vettori, il vettore del capitale e il vettore del lavoro. Organizzato, con significato politico nazionale. Se uno dice ciò non è più possibile, io non voglio nemmeno entrare adesso nella discussione se questa impossibilità sia vera, falsa o discutibile, voglio soltanto dire che accettiamo l'idea che sono due modelli di democrazia diverse, ma proprio diverse. E l'uguaglianza dei punti di partenza, era il tema, il teorema di Hayek, che non era famoso per essere di sinistra. Certo, anche Hayek trovò qualcuno che gli disse, ma se tu credi questo tu sei un socialista. Ma è un matto uno che ragiona così. In realtà quello è l'essenza della nozione di competizione su cui si regge l'ideologia della destra, cioè al mondo bisogna correre. A livello spicciolo, le riforme di Reagan erano accompagnate dallo slogan nessun pasto è gratis, te li devi guadagnare tutti, non, attenzione, nel complesso, ma proprio tu, tutti i giorni te li devi guadagnare tu, tutti i santi giorni. Questa è destra, cioè questo vuol dire che prima della libertà, della dignità, della capacità di fioritura dell'individuo, prima del personalismo c'è un valore che le persone le domina. Questo valore è l'efficienza del mercato. Non vorrai disturbare il mercato, vero? Non tardare a mettere le mani nei preziosi ingranaggi del mercato, preziosi ingranaggi nei quali peraltro quando si vuole le mani si mette, però a solo vantaggio delle banche col quantitative easing, come se questo fosse il limite massimo verso cui ci si può spingere, cioè prestare denaro alle banche,
nella speranza che queste poi lo prestino agli imprenditori, nella speranza che poi gli imprenditori assumano dei flessibili, come se questo fosse l'ultima frontiera e invece il keynesismo nelle sue forme rinnovate, che sono forme non proposte da me, che peraltro non faccio l'economista, ma da fior di premi Nobel, fosse qualche cosa di comunista. Per cui, senza pathos polemico, in modo assolutamente oggettivo, quello che io nel 2011, ma in realtà nel 2010, scrivendo quel libro, chiamavo il disagio della democrazia, nel frattempo è esploso, è diventato l'antidemocrazia di una grande massa di cittadini che non si sono più visti tutelati dalla democrazia repubblicana, costituzionale, keynesiana, fordista, quel che volete voi, dei grandi partiti, socialdemocratica, e hanno pensato bene di fare la doppia operazione, o di non andare più a votare, o di votare per partiti antisistema, perché non avevano un'offerta di sinistra che si facesse carico dei loro problemi. Facilissimo, perché la sinistra nel frattempo era diventata bleirista o quel che volete voi. Questa è storia, non è polemica. Poi qualcuno oggi magari si pente di essere diventato tanto bleirista a suo tempo, però a suo tempo non fu. Bleirista vuol dire seguace della terza via, quella di Anthony Giddens. Non sei comunista, ma hai guai, ovviamente cadeva il comunismo, era difficile trovare qualcuno disposto a scommetterci sopra, no? Cadeva il comunismo, ma il punto è che mentre è caduto il comunismo ha trascinato con sé la socialdemocrazia europea, poraccia. Ecco. Perché il comunismo è caduto come sottoprodotto di una offensiva a tutti gli azimut, scatenata dalla destra capitalista, destra che è rivoluzionaria. Quella è stata la quarta rivoluzione del XX secolo, dopo quella bolscevica, dopo quella fascista, dopo quella socialdemocratica. La quarta rivoluzione del XX secolo. Ed era una rivoluzione contro, ma mica contro l'URSS. L'URSS era già messa fra i morti della storia. C'erano solo gli americani che avevano paura dell'URSS per via delle bombe atomiche, giustamente. Ma non era più un modello per nessuno. No, quella era una rivoluzione contro il welfare state, contro la socialdemocrazia. Una rivoluzione intellettuale, ma anche una rivoluzione tecnologica. Se voi ci andate a pensare bene, l'elemento determinante che ha cambiato le nostre vite, chi di noi ha qualche anno lo capisce, è stato il passaggio dall'era della meccanica all'era dell'elettronica. E quello è un passaggio militare, nato per motivi militari, che è dilagato nel mondo civile, stravolgendolo completamente, cambiando la forma delle nostre vite, e lì l'URSS era vero, cioè la sconfitta dell'URSS era proprio il sottoprodotto di una superiorità schiacciante di capacità produttiva e di capacità tecnologica di un capitalismo che, quando con molti fondati motivi si è seccato del compromesso socialdemocratico, che era finito nella stagflazione, non dimentichiamolo, perché era finito nella caduta più che tendenziale del saggio di profitto, ecco, si è reinventato una nuova forma. Siccome io qualche anno ce l'ho, l'idea che questo sia lo stato di natura mi fa ridere. Questa è storia. C'è stata un'epoca in cui le cose andavano diversamente e io c'ero, ecco, e molti di voi c'erano. E il primo punto è di rendersi conto che ciò che è stato prodotto storicamente può, non necessariamente ci si riesce, ma può essere cambiato storicamente. Se si vuole, se invece si è contenti di quel che c'è, o ci si accontenta di fare un po' d'aggiustamento, ma va benissimo,
qui stiamo presentando delle ipotesi, come dire, degli scenari teorici, non stiamo facendo degli appelli politici, scenari teorici. Io ci tengo molto a sottolineare, insomma, che viviamo in un mondo diverso. Io credo che lo spazio per Deci Senza ci sia anche oggi. Poi ne possiamo parlare. Grazie. Allora, tanto ringrazio il professor Galli per le risposte. A questo punto apriamo le domande del pubblico, se sono richieste di approfondire qualche punto o insomma altre domande su queste tematiche. Naturalmente il mutamento non è senza conflitto, ma è il conflitto contro coloro che propongono forme antiquate di conflitto. Sì, è difficile cambiare qualcosa senza confliggere, francamente, ma certo, lei dice Luhmann, ci va molto vicino. In realtà ciò a cui noi stiamo assistendo oggi è uno strano miscuglio in Italia fra il pensiero dell'ordoliberalismo tedesco e una sorta di decisionismo soft. L'ordoliberalismo, che è rispetto a cui Luhmann è il côté sociologico, è precisamente l'idea che regge la Germania, che tra l'altro poi si adatta a diverse stagioni, ma insomma è l'idea che regge la Germania che il conflitto è male. Il conflitto è male. Ecco. È un'idea nata alla fine degli anni 30, fra la fine degli anni 30 e la prima metà degli anni 40, naturalmente non in Germania, per ovvi motivi, ad opera di tedeschi, cristiani o anche cattolici, che naturalmente stavano vedendo quel disastro che stava capitando e cercavano di capire perché fosse capitato e come si faceva a far sì che non capitasse mai più. E avevano interpretato così. Primo disastro 1929, cioè il liberalismo individualistico è incapace di produrre ordine politico. Il liberalismo individualistico produce catastrofi, è sgovernato, non sa governare, produce conflitti acutissimi. La risposta che i tedeschi hanno dato ai disastri del liberalismo, è la risposta del 33, che è pure peggio, perché è una risposta demagogica all'interno e sostanzialmente nichilista all'esterno, sterminatrice. Dunque, e veniva interpretata, sbagliando però veniva interpretata così, come una risposta statualista, cioè il nazismo come risposta che sposta tutto il potere verso lo Stato per tentare di porre rimedio ai disastri dell'individualismo liberale,
In questo modo questi autori mettevano insieme sostanzialmente l'Unione Sovietica e il regime nazista. Dicevano è sbagliato l'iperindividualismo ed è sbagliato l'iperstatualismo. Lasciamo stare che il nazismo non sia spiegabile attraverso il primato dello Stato. A loro sembrava così. In positivo, che cosa si vuole? Si vuole la Costituzione. L'idea di fondo è il mercato e la politica sono due modalità dell'esistenza umana altrettanto originarie, non è che ce n'è prima una e poi l'altra, che come vedete è una discreta concessione a ideologia capitalistica, il mercato originario addirittura, come la politica. Devono andare d'accordo, ma senza che lo Stato comandi sull'economia. Non può comandare, lo Stato può soltanto istituire per legge le condizioni per il buon funzionamento del mercato, la cui finalità ultima è quella della promozione della persona. La libertà è una. Non esiste una libertà economica in assenza di libertà politica e viceversa, non esiste una libertà politica che vincoli la libertà economica. Che cosa vogliono? Lotta ai monopoli, libertà di fluttuazione dei prezzi, costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, controllo di qualcuno, non necessariamente dello Stato, ma di una banca centrale, sulla massa monetaria. L'ipotesi di fondo che ho detto viene formulata in termini di rapporto fra conforme e non conforme. Vi sono delle politiche conformi, sono molte, e queste possono essere, a seconda dei casi, a seconda dei tempi, accettate. Vi sono delle politiche non conformi che non possono essere mai accettate. Le politiche non conformi sono le politiche di sinistra, e dice, vabbè, erano antitotalitarie, va bene, ottimo essere anche. Attenzione che fra il non conforme c'è anche la politica che si fonda sulla lettura della società in chiave di conflitti di potere. Quella società non può essere governata sulla base del principio che dentro la società ci sono conflitti. Quella società deve essere governata sulla base del principio che se ci sono conflitti vanno composti, ma composti non occasionalmente quando si presentano, vanno spenti, spoliticizzati all'origine. Come si fa? La Germania ha fatto in vari modi. Intanto il sistema federale è un potentissimo dispersore di conflittualità, perché quando i nodi vengono al pettine a livello dei Länder. Altro modo fondamentale è il rapporto istituzionale fra il sistema economico e il sistema creditizio. Altro modo fondamentale è la Mitbestimmung, cioè la partecipazione dei sindacati alla gestione dell'impresa. Quindi noi in Italia, questa cosa qui l'ha studiata Oiken, l'ha studiata il suo allievo Repke e l'ha studiata Ehrhardt, il ministro dell'economia di Adenauer e il secondo cancelliere. Si chiama economia sociale di mercato e sta scritto sulle bandiere dell'Unione Europea, nei trattati. L'Unione Europea ha come obiettivo quello di sviluppare un'economia sociale di mercato altamente competitiva. Chiuse le virgolette. Tutto ciò è un'idea organica di società in cui il nemico mortale è il conflitto e sullo sfondo l'inflazione. Per
perché l'inflazione? Perché l'inflazione nella loro testa è portatrice di una insicurezza esistenziale pericolosissima. Questo è una delle più raffinate forme di pensiero di destra che io conosca, dove di destra, ripeto, non è spregiativo, è semplicemente l'idea che, e questo, guardate, guida la politica della Germania oggi, l'idea che se non che non c'è alternativa, se non facciamo così ci sono dei disastri apocalittici in agguato. Cioè, il primum non è l'ordine, l'obiettivo fondamentale non è creare un ordine, l'obiettivo fondamentale è esorcizzare il disordine terribile che si genera se tu non rispetti certe regole. Ora, tutto ciò è estremamente tedesco. Riprende la tradizione tedesca della cameralistica, delle Polizeiwissenschaften, cioè della buona amministrazione, tutto quel che volete. E certamente non è facile farlo entrare in Italia, che è invece strutturata, ad esempio, con un rapporto fra la, a parte la enorme differenza di base produttiva, l'Italia è strutturata sulla base di un'idea conflittuale del rapporto fra capitale e lavoro. I nostri sindacati non sono sindacati cogestionari, sono sindacati rivendicativi, ma non a livello di fabbrica, a livello nazionale. E allora, a questo punto, chi vuole far entrare in Italia quel modello là? E io non credo che i nostri attuali governanti siano innamorati di quel modello, penso che abbiano semplicemente, qualcuno gli abbia spiegato che quel modello non ha alternative, cioè l'Europa quello vuole da noi. Ecco. Allora, per far entrare qualche cosa di simile a quel modello là, devono fare qualche cosa che con quel modello là non c'entra niente, cioè combattere i corpi intermedi. Quel modello là è fatto di corpi intermedi, è tutto costruito di corpi intermedi. Da noi l'idea è prima spazziamo via i corpi intermedi dell'ancien régime, corpi intermedi strutturati per il combattimento, anche se oggi se lo sono già dimenticati da molto tempo. Poi forse in un futuro ci sarà un posto per corpi intermedi collaborativi a questa idea organica di società, che, ripeto, non è deplorevole in sé, non è neanche un'idea antidemocratica, è semplicemente un'idea che non è in Costituzione. Anche se in Costituzione c'è un accenno mai realizzato a forme di cogestione, non nasceva da un'idea di economia sociale di mercato, nasceva da un'idea più di sinistra, diciamo così, ma comunque in Italia su una cosa i sindacati erano d'accordo, cogestione mai, perché è una trappola. E non voglio dire che era giusto o sbagliato, dico solo che non fa parte della storia d'Italia. Ecco come io spiego quello che sta capitando oggi. Con questo, tra l'altro, chiudo, non voglio neanche dire che... Allora, con questo voglio dire che le riforme oggi sono tentativi di formare, sono una cosa seria, sono tentativi di fare dell'Italia qualcosa di diverso rispetto a ciò che è stato e a ciò che è. E sono tentativi, secondo me, abbastanza leggibili in modo unitario, e sistematico, la cui molla non è solo europea, cioè in Italia c'è molto di roba da rifare, anche se l'Europa non esistesse, come avrebbe detto Grozio, anche se Dio non c'è, anche se Dio non ci fosse, anche se l'Europa non esistesse, un mucchio di cose da rifare. Il punto è che l'Europa non ci dice solo di rifare le cose, ma ci dice anche in quale direzione rifarle. E questo fa parte, vuol dire, è il biglietto d'ingresso che noi abbiamo voluto pagare, voglio sperare che quando abbiamo firmato avessimo letto,
per stare in Europa. L'Europa vuole essere una economia sociale di mercato altamente competitiva all'interno di istituzioni democratiche, ovviamente, dove altamente competitiva vuol dire come quella tedesca, cioè dove gli operai prendono la metà di quello che potrebbero, benché prendano più soldi di quelli nostri, prendono la metà di quello che potrebbero. Molti di loro campano di mini job e la Germania è una macchina che serve ad esportare. E l'Italia in Europa è il secondo paese esportatore. Cioè noi abbiamo preso quella linea lì. Stiamo andando in quella linea lì, noi siamo paese esportatore, stiamo facendo concorrenza alla Germania. Per carità, va benissimo, si pagano dei prezzi a fare così, vuol dire tenere bassi i salari, alta la produttività e la domanda, tenendo conto del fatto che la parte di sistema produttivo che lavora per l'esportazione è piccola parte, se va bene è un quarto del sistema produttivo, il resto lavora per la domanda interna. E se la domanda interna non riparte, noi tutti non siamo felicissimi e ci importa relativamente poco che siamo grandissimi esportatori. Cioè non diventa ricchezza sociale. Ma questo è un problema. Quello che sto dicendo io serve molto più che a giudicare, a inquadrare un po' lo scenario dentro il quale stiamo vivendo. Scusi. Dunque bene Luhmann perché è andato vicinissimo all'ordoliberalismo. Grazie. Ci sono altre domande per il professore? Vengono i brividi a pensare a quello che lei ha detto, sai? Non volevo entrare, ma mi vengono i brividi, perché lei ha parlato a favore dell'inflazione, cioè lei parla a favore di un dramma, che è quello che coinvolge tutti quelli che hanno uno stipendio fisso e che ha coinvolto negli anni 80 la maggior parte degli italiani a favore dei commercianti e a favore degli industriali, e viene a parlare della sinistra con questo atteggiamento. Ma quale sinistra? Ma quale sinistra? L'Italia è stata mangiata dai politici, non dai partiti. Dai politici, che continua a essere mangiata dai politici, da quelli che noi ingenuamente eleggiamo al Parlamento. E lei viene a parlare del fatto che non bisogna lottare contro l'inflazione, cioè vuole distruggere tutto. E portare tutti uguali, perché il merito è un dramma e un peccato. Così lei ha detto, il merito è un peccato. Guai a parlare di merito, tutti uguali e tutti miserabili, come l'Unione Sovietica aveva ridotto per 70 anni, miserabili e fucilati. Io sono allibito a sentire queste cose. Come mai ho votato per il Partito Democratico quando nel Partito Democratico ci sono persone che la pensano in questo modo? Non rispondo alle sue domande che non capisco, ma insomma io non sono allibito invece. Sentiamo un'altra domanda. Prego. Questa storia dei poteri forti, non mi conviene più, mi sa che lo schermo è un po' vecchio. Io ho letto recentemente questo libro di Moses Naim, che è presidente dell'esperto della Banca Mondiale, è stato consulente di Massimo Verdi, un giornalista, ha scritto un libro che si chiama La fine del potere. E lui dimostra, attraverso tutti i campi, quello economico, quello politico, quello militare, tutto, al mondo d'oggi è molto più difficile acquisire il potere, difficilissimo mantenerlo e facilissimo perderlo. E io credo che sia una riflessione abbastanza seria. Ci sono mille casi che fanno vedere come i poteri che sembravano riscaldati in pochissimo tempo sono sgretolati.
non sarà di competizione, ma io sono tifoso di calcio, tengo il Parma, tengo il Parma, l'anno scorso sembrava che fossimo in Coppa UEFA, quest'anno probabilmente in Serie D. Perché mi porta? Io sto alla fine, Tronchetti Provera, sembrava uno dei manager più accreditati, più forti, adesso arrivano i cinesi, tutte le volte, e Tronchetti Provera, come il diventare, visto che dice che io la fisica, che è lì con la sua volta. La seconda cosa che mi chiedo a te, professore, è questa. Quando la mamma del suo collega chiede di fatto qualcosa per il fondo, e lei l'ha preso come driver per dire che dovrebbe essere ecco, io mi chiedo, riguardiamo le cose di oggi? E chi sono le cose di oggi? Cosa pensano e cosa sono le cose di oggi? C'è stato appena questo voto in Francia. In Francia me ha colpito l'ascoltato del Partito Socialista e la vittoria della destra di Sarkozy in tutte le zone dove la popolazione era più povera, dove c'era la classe operaia. Questo mi fa molto riflettere, nel senso che sì, il povero è quello che vuole l'invarianza, che è quello di riscatto economico, però ecco un problema grosso che ha avuto la sinistra. Il povero ha anche tante nuove paure, la paura della sicurezza, la paura del mercato. E io credo che la democrazia, e soprattutto la politica di sinistra, debba capire che è cambiato da questo punto di vista l'atteggiamento di tutti, se vuole stare dalla parte di oggi, di capire, di interpretare questo. Secondo me ha dormito sogni troppo tranquilli, questi atti sulla base dei vecchi principi che non sono più adeguati a cogliere la situazione. La ringrazio. Allora, i poteri forti, c'è un errore logico in quello che dice il suo amico. No, ho capito, della Banca Mondiale, che insomma. L'errore consiste in questo, che è vero che non vi è più la stabilità del potere. Ma l'errore logico consiste nello scambiare la stabilità del potere con l'esistenza del potere. Se lei fosse così cortese da lasciarmi terminare, grazie. Noi abbiamo, inoppugnabilmente, abbiamo una società di diseguali dove l'1% possiede metà della ricchezza. Questo, secondo me, è, come dire, un segnale di disuguaglianza. Posso supporre che quell'1% non sia soltanto più ricco, ma si serva di quella ricchezza per orientare le cose del mondo e dunque quell'1% detenga il potere. Difficilmente immagino un ricco che della sua ricchezza non si fa nulla. Poi, se lei mi dice che quell'1% è fatto di gente che corre il rischio di perdere il potere, e questo è vero. Però all'operaio Pirelli importa molto sapere che il suo padrone è Tronchetti Provera oppure un industriale cinese? Gli fa differenza nella sua capacità di autodeterminazione, di resistere agli input che gli provengono dal comando della ricchezza? La instabilità del potere fa parte del mondo liquido nel quale stiamo, ma la esistenza del potere è la roccia su cui quel mondo liquido si infrange. Noi possiamo in un qualche modo farci carico della instabilità delle sorti dei potenti, ma del fatto che esistano sempre dei potenti e che rispetto ai potenti noi contiamo sempre meno mi sembra difficile. Io non so lei che mestiere faccia, ma lei ha mai provato a telefonare alla Telecom? Quanti gradini riesce a salire? Oltre, riesce a passare al di là delle telefoniste? Ecco. Io una volta ci sono riuscito,
la più grande schiacciante vittoria della mia vita, però non era Telecom, era Tre. Il caso voleva che io quella sera fossi stato invitato a parlare in televisione da Gad Lerner. Prima di diventare deputato andavo in televisione. E allora questi qui non facevano quello che io volevo e palleggiavano le responsabilità da una telefonista all'altra. Io ho detto: dica al suo capo che questa sera io parlerò in modo orrendo di voi altri in televisione. Ci sono riuscito, ma solo perché il caso ha voluto, se no io posso essere professore, posso... ti infrangi contro delle strutture che stanno lì a farti ricordare che tu non conti nulla, non sei nulla e non conti nulla. Molto più interessante la sua domanda sui poveri e la destra, ma questa non è una novità. La prima crisi della democrazia parlamentare, quando era in realtà ancora il liberalismo, cioè la crisi fascista, è nata appunto da quello, dal fatto che l'impoverimento pauroso della popolazione è stato gestito, diciamo, non dalla sinistra, ma diciamo così. Certo, non è una novità che quando distruggi il ceto medio, quando distruggi le condizioni di normalità dell'esistenza, la sinistra è in difficoltà, la sinistra gioca le proprie carte nelle fasi, a questo aspetto lo si vede con un minimo di competenza storica, nelle fasi in cui vi sono momenti di espansione del ciclo. Nelle fasi recessive vince la destra, particolarmente oggi c'è l'uso, diciamo, terroristico della paura, delle paure con le quali la sinistra, è vero, non sa rapportarsi, e il resto è nella sua essenza di non sapersi rapportare alle paure, alla paura degli emigranti, alla paura di ISIS. La sinistra come tale non ha niente da dire su queste cose. La destra ne ha un mucchio di cose da dire su tutto ciò. Alla sinistra compete lo sforzo di dire: tutto ciò è un problema, che l'ISIS è un problema militare, poi di lungo periodo, ma insomma intanto lo tamponiamo militarmente. Gli emigranti non possono diventare il centro della politica come vuole Salvini. Questa fase oggi è la fase peggiore per le sorti della sinistra da un mucchio di decenni. Da ciò si può dedurre che quella è una partita chiusa e che ora bisogna parlare d'altro, e se qualcuno di voi lo vuole lo fa serenamente. Da ciò si può dedurre che è una partita da riaprire avendo ben fermi i capisaldi senza i quali la sinistra non c'è, e cercando delle risorse di energia politica che, lei ha ragione, nel passato non ci sono state. La cosa di cui non mi stupisco, ma che constato come appunto una costante, tutte le volte che parlo di sinistra, a parte le reazioni scomposte di chi non capisce quello che dico, sì, certo, non mi so spiegare, è la prima volta in vita mia, ma insomma può capitare. Lei non ha capito niente, ha capito niente. Lei è un mistificatore, ma a parte questo, no, lei ha mistificato quello che ha detto. Sì, lei ha mistificato quello che ho detto, perché lei ha detto delle cose false. Lei ha detto delle cose false, non rispondo per niente. Lei ha detto delle cose false, torno a noi. Dicevo, la cosa che capita spesso è che si sente dire: vabbè, quello che dici può anche andare bene, ma la sinistra ha commesso errori così schifosi nel passato che si merita di morire. Il giudizio è libero,
se si pensa che sia necessaria una ripartenza è un discorso, se si nega la possibilità di ripartenza e si dice è una parte finita, ora il mondo è vissuto senza destra e senza sinistra per quasi tutta la sua lunga vicenda, cioè destra e sinistra sono concetti moderni, si può benissimo vivere senza, senza alcun problema, ma è una decisione, è una decisione intellettuale prima di tutto, una decisione interpretativa. La critica al presente stato di cose si può fare? Se sì, dove si trova la leva? Se invece il presente stato di cose non sopporta critica, o se il presente stato di cose può essere criticato ma solo nei dettagli, allora invece che chiamarci destra e sinistra ci chiamiamo bianchi e colorati, che facevamo prima, come in Paraguay. È una decisione proprio intellettuale prima, politica poi. Ti piace, te lo tieni, non ti piace ma non sai che cosa fare, non ti occupi più di politica per tutta la tua vita, non ti piace, credi di individuare luoghi su cui agire, ti reinventi, se ce la fai, una posizione di sinistra. Non c'è niente di scandaloso né di stravagante in tutto ciò. Prego. Se accendiamo il concetto di poteri forti, se riprendiamo il concetto di poteri forti, poniamo la questione che forse oggi a causa veramente della complessità sociale i poteri forti sono forti come non sono mai stati. Qual è la possibilità per concreto, adesso sono in proiezione ovviamente, che stato un processo di unificazione europea di questo tipo e di questo campo, possa formarsi un'idea di sinistra, giusto? Sì, appunto, possa formarsi invece un'idea di sinistra, attraversamente, in Europa, anche solo come minoranza attiva, sì, non so, come comunque come motore. In Europa ci sono delle esperienze in atto all'ingrosso definibili di sinistra. Quando sono, come dire, vincenti o comunque quando sono potenti, non si sa ancora se vincenti o no, nascono dal livello sociale, cioè dal fatto che vi è un mucchio di gente, una preponderante quantità di persone sofferente socialmente, che smette di pensare alla propria sofferenza come a un destino o come a un fatto avverso, che si trova in mano degli strumenti interpretativi grazie ai quali si dice bene, è andata così per questo, questo e quest'altro motivo, ma si può correggere in questa, questa e quest'altra direzione. Non un lavoro di, cioè, prima c'è stato un lavoro intellettuale di minoranze, ma poi ci deve essere una rilevanza sociale di quello che dici. Se non c'è, non stai facendo politica. Stai scrivendo degli ottimi libri eventualmente, ma non stai facendo politica. Mentre per far politica, senza neanche un'idea, sei soltanto un demagogo. Non è che non c'è lo spazio. È in Italia che si fa più fatica a vederlo, perché l'Italia è diversa da altri paesi, giustamente. Ecco, però c'è. Cosa adesso è evidente, una coperta che si restringe continuamente, la base dei votanti si restringe continuamente, il 60% dei votanti vota per partiti antisistema o quasi, vuol dire che tu puoi amplificare finché ti pare il risultato del partito che vince le elezioni, ma quelli che non hanno votato continuano a vivere e respirare nello stesso territorio italiano. Cioè, se lì c'è un mero effetto di spoliticizzazione è un discorso, ma se invece lì c'è una costruzione di una nuova idea di sinistra, allora le cose cambiano. Poi non è possibile che tutti divengano di sinistra, ovviamente, però
diciamo così, sotto il profilo soggettivo non c'è mai stato un momento peggiore per la sinistra, cioè i soggetti di tutto hanno voglia meno che di tornare a essere di sinistra, a tornare a pensare di sinistra, certamente. Sotto il profilo oggettivo vi sono contraddizioni crescenti nel corpo sociale, problemi a cui evidentemente l'attuale assetto politico-economico non dà risposta e non le darà, perché il tasso di disoccupazione funzionale in Europa è del 10%, per cui ce lo teniamo. Ora, il punto è, la crescita economica metterà in grado di neutralizzare lo scontento attraverso un salario di cittadinanza che vale un 15 miliardi l'anno? Se sì, è tutto tempo guadagnato. Non dimentichiamo che questa strategia economica, che è partita ormai 35 anni fa, è una strategia economica fondata sul disperato tentativo del capitale di guadagnare tempo. Ecco, guadagnare tempo davanti a problemi strutturali che stava incontrando, che oggi sono stati parzialmente superati nel contesto americano, statunitense, e invece che trovano ancora una grandissima difficoltà a essere superati nel contesto ordoliberista europeo. Ecco, poi stiamo a vedere come va a finire, se va a finire bene tutti contenti, ma perché vada a finire bene bisogna che si crei una capacità economica per garantire il reddito di cittadinanza a un paio di generazioni. Che non so, anche perché il ciclo economico e produttivo oggi è un ciclo economico e produttivo che non richiede più quella enorme quantità di lavoro che invece era stato richiesto dal ciclo fordista. Per cui da qualche parte la gente bisogna pur metterla a fare qualcosa. Tutto ciò è un insieme di dati macro, diciamo dati strutturali, rispetto ai quali la capacità di smuovere la situazione chiaramente non è enorme. Poi che sia pari a zero, io non lo so, ecco, forse una scossettina si può dare lavorando molto. Capisco che tutti coloro che sono delusi, giustamente delusi dalla sinistra, non abbiano nessunissima voglia di ricominciare, questo lo capisco benissimo. Questo fa parte del bagaglio esistenziale delle persone, dunque non si smuove. Insomma, uno si potrebbe aspettare che possano essere magari i giovani, che invece sono straordinariamente sordi all'analisi politica, sono sordi. Ma questa è un'altra storia, insomma, è una sordità anche preparata che si può smontare volendo, avendo tempo e voglia. Ci sono altre domande, richieste? Mi interessa fortissimamente la sua opinione sulla coalizione sociale della nostra Garantina e Argentina. Mi hanno dato un ma il tema in maniera molto stimolante rispetto alla miniera di singoli. Io non voglio venire a fare discorso di politica, però io devo dire questo, c'entra in quello che ho detto, c'entra. Poi io non so ancora che cosa voglia Landini, io non lo so, forse non sa neanche lui, sta tentando, sta buttando dei segnali. È chiaro che in ogni caso sarebbe una bella cosa che il PD si dimostrasse il soggetto che si apre a quel mondo.
sono voti che entrano, per lì che vota PD ho paura che ce ne siano pochi. Chiaro che per avere il voto, quel voto devi fare una politica parzialmente diversa, ecco, non dico toto cielo diversa, ma parzialmente diversa. Non ho capito, scusa. Ha definito proprio poco fa la soprammobile l'altro giorno. Chi? La Lida. Io penso questo, che in Italia sia difficilissimo costruire un soggetto di sinistra. Dopo la distruzione di quelli storici, penso che sia difficilissimo, anche perché c'è, può apparire strano, una grande parte del vecchio elettorato storico della sinistra che o vota PD pensando di votare un altro partito, o ha smesso di votare PD ma per nessun motivo al mondo va più a votare. I giovani sono relativamente spoliticizzati, per cui è una partita durissima. La proposta Landini rischia di diventare un partitino del 3% che con la nuova legge elettorale si guadagna, se va bene, il diritto di tribuna. Entra in Parlamento con 5 deputati. Il grosso potrebbe capitare se la sinistra PD fosse in grado di mandare messaggi credibili in quella direzione. Ma la politica, io mi sto convincendo, è anche molto fatta di vicende personali. Molto. Anche quando la logica ti porterebbe a determinate scelte, il peso sulle persone del passato è decisivo e ti impedisce di fare la cosa giusta. E io capisco, lo capisco perché fa parte dell'esperienza umana più profonda portarsi dietro amori e odi, rancori, diffidenze, delusioni. Cosa vuoi? Non puoi essere un disincarnato attore politico, sei un essere umano. Ma insomma, non la vedo benissimo da questo punto di vista la vicenda della sinistra PD, dove c'è un po' troppa storia dentro, diciamo così. Allora direi che possiamo ringraziare il professor Galli e io...